Buongiorno a tutti voi, sono Maria Rosa Bersanetti del Centro Teccio Sammy Mencellin di Belvedere Langhe. Voglio farvi fare una passeggiata nei fiori, negli sbocciare dei fiori di primavera. Questi sono i fiori che nascono nel centro, che curo da diversi anni e sono, diciamo, perenni, perché comunque ogni anno rispuntano e li lascio fuori all'aperto. La primavera è il segno della rinascita. Tutti noi abbiamo la voglia di rinascere e di migliorare la propria condizione di vita. E quindi la cosa importante è mantenere la positività, che possiamo avere questa energia, come la natura, con la primavera ci dà questo input di rinascita, di rigemogliare di nuovo i fiori, dare i loro frutti. Poi ci sono gli iris che hanno già il fiore. È un fiore che è qui da più di 10 anni, perché tutti gli anni fanno il loro fiore e poi rigenerano d'inverno, si addormentano lasciando il bulbo e poi rispuntano di nuovo, sono perenni. Poi abbiamo qui della frutta che cominciano a fare il loro fiore. Questo è il ribes rosso, che fra l'altro è una pianta molto utile per la circolazione, aiuta a depurare il sangue, ha molte capacità, come tutta la frutta, ha comunque delle grandi proprietà terapeutiche, oltre che nutritive. Questo è un altro bel fiore che è qui da tanto tempo e che circola e tutti gli anni fa un pezzo di strada nel giardino, prendendo una postazione più larga. Ed è un fiore molto bello, molto, molto forte, perché in inverno c'è sempre e diciamo che anche rimane verde. Stranamente ha le stesse proprietà di un sempreverde, che rimane sempre molto florido, molto vivace, molto vitale. Qui abbiamo una salvia. E la salvia è una pianta che è considerata sacra dagli antichi romani e in generale tutte le piante aromatiche hanno delle grandi proprietà terapeutiche, e usandole metodicamente in cucina, oltre che essere molto profumate, a me piace molto i loro profumi, hanno queste grandi proprietà di mantenerci in salute. Il bocco di leone, un altro fiore, sono molto affezionata, è fortissimo. Spunta dappertutto, basta che si mettono i semi nel giardino, loro prolificano. Ho coltivato anche l'ortica. Dite, ma l'ortica c'è un po' dappertutto, perché in un vaso? Perché comunque l'ortica, specialmente i germogli, il risotto lo fa buonissimo, e oltre che avere tante proprietà di salute. Adesso vi faccio vedere una cosa molto bella che c'è qui, in cui sono molto affezionato, che è... eccolo qui. L'amarena, super fiorita. Guardatela che bella. È nel massimo della fioritura. È qui da tanti anni. Non ho idea di quanti anni sono, perché non sono tanto in gamba con le date, però almeno a 30 anni. Il centro c'è da 38, quindi ci siamo. Ecco, una delle prime piante che ho piantato, perché adoro tantissimo il frutto, che è amaro, dolce e agro in contemporanea. E quando è maturo, tutti e tre i gusti insieme, ed è meraviglioso, oltre di chiaramente avere tutte le sue proprietà di salute. Vi faccio vedere un'altra cosa molto bella. Eccolo qui. Questo è il primo fiore delle medaglie del Papa. È un fiore che, come vedete, è un po' come a macchia. C'è tutta una siepe di medaglie del Papa. Come vedete, è molto bello. Le medaglie del Papa hanno la cosa che quando sono grandi, che hanno fatto tutto il loro percorso di fioritura, diventano
Ha proprio delle medaglie, i semi hanno una forma di medaglia e hanno un aspetto decorativo molto bello anche quando oramai la pianta ha finito il suo percorso vitale. Ecco, questo è un altro bel fiore giallo che ha quasi finito la sua fioritura. Questo fiore giallo, che non ricordo sinceramente il suo nome, prima di mettere le foglie mette i fiori gialli ed è bellissimo. Noi qui abbiamo creato una specie di arco con lui, l'abbiamo postato in questo modo. Qui c'è una fontanella dei fiori. Sotto, questi sono tutti i fiori perenni che abbiamo noi qui. Ecco qua il lampone amatissimo, il lampone che fa frutti tutto l'anno, persino a gennaio ho mangiato dei lamponi di questa pianta, è molto molto prolifico e lui si espande, va dappertutto. Ha trovato il suo territorio, ne avevamo piantati 4-5 di piante, ma questo è il suo territorio proprio. Si è sistemato lì e fa tutto il suo percorso di espansione ed è generosissimo, da frutti tutto l'anno. Questi altri bei fiorellini che sono qui da veramente da una vita, che riempiono il vaiuola e sono deliziosi, sono piccolini, hanno questa foglia puntellinata. Il nostro compito nel centro è di tenere, ecco, in modo che loro possano avere tutto il loro spazio per espandersi. Le rose hanno già messo le foglie. Questa è un'altra pianta che mi hanno regalato e che ha trovato la sua posizione giusta. A polipo, una pianta molto particolare. Questi fiorellini gialli sono super rigogliosi. È il loro momento di fioritura. Loro stanno comodamente all'aperto. Questa pianta ha questa colorazione un po' rossiccia perché hanno freddo, hanno preso un po' di freddo. Con l'estate sono soltanto verdi. C'è anche qualche viola del pensiero. La passeggiatona nel giardino del centro, che è solo una parte perché di là abbiamo anche il melograno, abbiamo anche altre cose. Questo è tutto il momento migliore, marzo. La natura era ancora un po' tanto addormentata e aveva bisogno di essere ripulita dalle foglie secche, che la pianta ha bisogno di rigenerare e di rifare nuovamente la sua rinascita, ecco, rinascita dallo stato di sonno profondo dell'inverno. Questo è uno scorcio del porticato del centro. Ecco. Si può vedere, ma questo alloro è andato intanto in altezza, però sta già facendo i suoi fiori. Ha i suoi fiori che sembrano delle magnolie per quanto sono grandi, come vedete, sono particolari. È parecchio alto. Si è un pochettino incurvato con la neve su in alto perché c'è stata proprio una neve abbastanza abbondante e pesante perché, non facendo troppo freddo, l'acqua della neve è diventata più pesante e qualche pianta si è un po' incurvata. Mentre questa pianta meravigliosa, super fiorita, come vedete, della marena, ha sua forma di fungo. È il nostro albero della Bodhi. D'estate è molto utile, abbiamo questo posto di un ombrellone, si può stare e prendere il fresco sotto questo meraviglioso albero.
a giugno fiorisce e poi dà ancora la sua massima ridondanza in luglio con i suoi frutti che sono come le ciliegie rosse, ma sono più piccole e sono di un gusto molto particolare. Chiaramente non tutti piace, però si usano spesso nelle confetture, nei dolci e fa piacere sempre avere una marena. Viole, l'alloro, questo è un fiore, una pianta fiore che deve ancora fare il suo percorso di fioritura, fiorirà a maggio inoltrato. Ed ecco la calendula, una pianta meravigliosa che ha molteplici proprietà terapeutiche, proprio veramente infinite. E potrete vedere su internet qualsiasi scheda che riguarda la calendula, è veramente un fiore in cui sono molto affezionata, ce l'ho sempre. Come vedete, qua c'è anche la pianta della felicità, la chiamano così, me l'hanno regalata ed è lì. Poi ci sono delle piante aromatiche, il solito bocca di leone, poi ci sono dei bulbi, e come vedete siamo nel balcone del centro, proprio nell'ingresso sud opposto. Abbiamo fatto una passeggiata nel cortile, nelle aiuole del giardino del centro e poi siamo passati nella parte dell'ingresso nord, con centro a due ingressi, nord e sud, e qui siamo nel balcone. Questi fiori, insieme anche a delle piante aromatiche, poi qua, come vedete, c'è anche il sedano. Questo è il sedano. Ho trovato che il sedano si può piantare molto bene e resiste all'inverno, al freddo, è molto forte, basta che sia coperto. Io, non avendo ancora creato una serra, che penso che sarà in progetto per il futuro, ho messo il sedano, poi c'è la calendula, come vedete insieme, che vanno d'accordissimo. E questi fiori vanno bene per fare le tisane, il sedano è profumatissimo perché chiaramente è tenuto in modo naturale, quindi le minestre o comunque i cibi vengono sempre molto profumati con delle spezie che si coltivano anche soltanto in un vaso, come vedete. Altri fiori. Ecco qui il prezzemolo, altra cosa molto molto preziosa perché comunque il prezzemolo contiene il calcio, è la pianta che ha più calcio in assoluto e si rigenera in automatico, nei semi cadono. Poi parte la nuova pianta, si prendono le foglie della nuova pianta, di nuovo i semi ripartono e fanno la nuova pianta, quindi è in continua presenza, c'è sempre il prezzemolo in questa aiuola. E diciamo, non riusciamo neanche a mangiarlo tutto effettivamente. Adesso abbiamo appena fatto una salsa verde ed è di nuovo rigermogliato e basta dargli dell'acqua, che l'acqua è fondamentale. Per questo, e poi con un po' di calendole che gli fa da cornice. Fra l'altro, queste calendole sono molto, molto grandi. Si vede che trovando il loro spazio hanno fatto il fiore almeno il doppio di quello di che solitamente fa. Ecco qui, come vedete, una pianta che ancora dorme perché sta facendo appena appena adesso i germogli. Viene chiamata in gergo limoncella perché ha lo stesso gusto del limone e è più tarda delle altre piante, però come vedete sta mettendo i primi germogli, sta incominciando a rinascere, a ridare segni della sua vitalità. Una pianta decorativa. Io amando molto gli animali, metto sempre dei pupazzi che li rappresentino, così mi ricordo di loro e penso anche alla natura, alle
all'importanza degli esseri che vivono in armonia con la natura. Questo è il fiorellino che avete visto prima nel prato, sotto nelle aiuole dove abbiamo tutto coltivato. E qui ho soltanto dato l'acqua a queste piante. Con l'acqua i fiori in primavera sbocciano rigogliosissimi, fanno il loro percorso meraviglioso. E qui avete la visione di cosa fanno i fiori, che regalo danno quando vogliono e sentono il tempo giusto. C'è delle altre piante, sempre di sedano, che le avevo tolte dall'orto e che poi le ho messe qua in modo di contenerle l'inverno, perché chiaramente se non avendo la copertura di proteggere dalla neve, basta solo avere un luogo un po' riparato, loro si mantengono. Ecco qui, adesso siamo nella parte dell'ingresso del centro nord e qui abbiamo un ulivo bonsai, diciamo, perché comunque l'abbiamo tenuto nella formula bonsai piccolo, perché chiaramente gli alberi hanno anche il loro spazio, esigono le loro cose e qui potevamo permetterci un piccolo ulivo, simbolo della pace, specialmente a Pasqua. Ecco, questa è un po' la parte che spesso si vede anche quando ci sono i video con i maestri, con i lama, l'ingresso principale del centro. Abbiamo ancora questo giardino orto che è incolto da curare. Il melograno. Non siamo riusciti a raccoglierli tutti perché è veramente una pianta molto molto generosa. Ha delle proprietà terapeutiche enormi e diciamo che ci è anche un po' dispiaciuto non raccogliere tutto, però sicuramente li raccoglieremo e li distribuiremo di più al prossimo autunno. Questo che vedete invece è un pino bianco. Molto carino, molto bello, che utilizziamo sempre come albero di Natale nelle festività natalizie. E qui ha fatto un figlio involontario, ma eccolo qui, piccolino che si sta sviluppando vicino a una rosa. L'abbiamo lasciato e chiaramente è un pino molto, molto pregiato, molto particolare, molto bello. E vedremo dove sistemarlo. Per adesso ancora postare nell'aiuola. Abbiamo degli oleandri, questo è un po' lo scorcio generale della vista, è una vista un po' articolata con tante cose, le nostre sante bandierine delle preghiere che mandano benedizioni a tutti gli esseri senzienti, il gompa, la finestra che dà nel gompa. Altro aiuola dove ci sono fiori, questi fiori blu che arrivano solo in questa stagione. Poi abbiamo il gelsomino invernale che ha già fatto la sua fioritura. Forse si potrà ancora intravedere qualche fiore profumatissimo, molto bello, particolare. Qui sempre anche lui da tantissimi anni, con la sua rosa sopra. È l'edera che moltiplica sempre tutti gli anni, dobbiamo sempre potarla molto energicamente. Bene, questa è la passeggiata che vi ho fatto fare nel nostro centro, insieme ai fiori, alla natura che sta rigermogliando nella sua bellezza della primavera. Della prima è ormai avviata, diciamo.
quindi vi faccio ancora vedere qualche bel fiore con questa immagine. Vi auguro una buona giornata e arrivederci, a presto. Ciao da Maria Rosa.